Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un naufrago dell'Isola dei Famosi ha perso decisamente troppo peso e ora preoccupa i telespettatori e i suoi fan. Ecco di chi si tratta. Pelle e ossa naufrago. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma alcuni protagonisti del reality show di Canale 5 sono già sulla bocca di tutti. Uno, in particolare, è finito al centro dell'attenzione dei media per aver perso molto peso e per la sua trasformazione incredibile. Scopriamo insieme il prima e il dopo. Isola dei Famosi, il reality dove si soffre la fame. In Italia esistono tantissimi reality show di successo, ognuno con le sue regole. Quelle dell'Isola dei Famosi sono molto ferree e non lasciano spazio ad eccezioni. Una delle regole che rende così duro questo programma è sicuramente quella relativa alla dieta alimentare. I concorrenti devono vivere come dei veri e propri naufraghi e quindi devono darsi da fare per guadagnarsi il cibo. La produzione dà loro una quantità specifica quotidiana di riso, mentre per il resto devono arrangiarsi. L'isola è ricca di cocchi e di varietà di pesce che quotidianamente sono invitati a pescare. Con le prove settimanali, inoltre, possono ottenere del cibo bonus. Isola dei Famosi. Ciononostante, l'Isola dei Famosi è il reality show della fame e nel corso degli anni tantissimi concorrenti hanno perso peso, preoccupando i telespettatori. Lo stesso sta accadendo quest'anno, con un concorrente che è dimagrito troppo, ecco chi è. Un naufrago è dimagrito troppo e preoccupa i fan. I telespettatori più attivi sui social media hanno fatto notare che un concorrente del reality show condotto da Ilaria Blasi sarebbe dimagrito troppo. Si tratta dell'amatissimo attore italiano Nicolas Vaporidis. Nicolas Vaporidis. Ecco uno dei tweet che mette in evidenza la problematica, che potrebbe condizionare la permanenza dell'attore sull'isola. Ricordiamo che Nicolas, qualche puntata fa, ha avuto un malore a seguito della prova settimanale del girarrosto, proprio perché fortemente debilitato dalla sua nuova condizione fisica. Nel corso degli anni, l'attore ha sempre seguito una dieta bilanciata e si è allenato, è proprio per questo che il cambio si è rivelato radicale. Ecco la foto della trasformazione, che mostra il prima e il dopo di Nicolas Vaporidis. Nicolas Vaporidis prima e dopo. Cosa ne pensate? Non trovate che abbia perso di colpo tutta la sua massa muscolare? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.